What's up guys, con questo Naked che vi parla ragazzi, siamo tornati con un nuovo video signori. Oggi vi racconterò qualche chicca, qualche novità e qualche segretozzo di tutto quello che la Season 5 si è portata dietro. Ma partiamo con ordine perché tutti i possessori di PlayStation e di PlayStation Plus possono scaricare innanzitutto attraverso il negozio ragazzoni un combat pack veramente golosone. E come si fa, ragazzuoli? Allora, entrate nei code points, il negozio non è disponibile. Noi insistiamo e vedrete che sarà disponibile. Ovviamente non dobbiamo comprare nessun code point, ma basta andare giù. Dopo i pacchetti, vabbè, di tutti i campionati, dei phase e compagnia bella. Su altro potete trovare a 0 euro. Lo starter pack, quello che era uscito un pochino di tempo fa, e il combat pack della Season 5. Ovviamente cliccateci sopra. Questo è quello che si trova all'interno, ovvero una skin di Zane con la maglietta della squadra di calcio di Verdansk. Molto golosone. Cosa c'è scritto dietro? Cosa c'è scritto dietro? Si giri, prego. C'è scritto Luganeda. C'è scritto Uganda. C'è scritto lava. No, non so cosa ci sia scritto perché c'ha le fodere del pistone. Dopodiché, un golosissimo, raga. Una skin golosissima dell'AUG. Devo dire che non è niente male. Ovviamente in tema calcistico, come potete vedere. Vabbè, poi gli orologi, tutte le robe che in realtà adesso non ci servono come portafortuna, biglietto da visita. Dopodiché, con il tasto quadratone, vi andrà direttamente nel negozio del PlayStation Store e con un semplice tasto scaricherete questo bundle gratuito. Eccolo qua. Ma passiamo alle armi perché magari molti di voi lo sanno già, è stata introdotta una nuova canna per quanto riguarda il grauozzo nazionale, la canna da 11,8 squall. Praticamente per sbloccarla bisogna in 5 partite fare tre uccisioni bruciapelo, che l'uccisione bruciapelo, ragazzi, sono semplicemente le uccisioni da distanza ravvicinatissima, non ravvicinata. Deve essere praticamente attaccato, lo devi tramvare a una spanna dal tuo naso massimo. E appunto, facendone 3 in 5 partite, sbloccherete questa canna. Che, come potete vedere, ho creato un settaggio. Ovviamente, raga, una canna per la creazione di un grau a corto raggio. Come potete vedere, infatti, ho creato questo settaggio. Aspetta, che metterò la Damasco perché, porco zio. Anzi, mettiamo la Damasco. E quindi, io l'ho accessoriato con appunto la canna appena sbloccata, calcio rimosso, impugnatura, la Krone Sniper Elite, 60 colpi e calcio anteriore da comando. E come ben sapete, ragazzuoli, ogni canna del Grau ha un mirino metallico diverso. Vi faccio vedere questo come risulta. Devo dire, simile appunto, ragazzi, alla Nexus, con le tacche un pochino più curviline. Mentre, raga, è un Grau molto veloce. Adesso, beh, sto provando in multi, ma potete, anzi, volendo, si può benissimo sostituire anche su Warzone, utilizzarlo come se fosse una mitraglietta. Ovviamente è un'arma che è inutile che vi dica che vi regalerà sempre grandi soddisfazioni. Il grau è sempre il grau, va bene. Con il ratio di fuoco e la potenza che ha, va bene da qualsiasi distanza. Ma ragazzuoli, parleremo adesso invece di un altro accessorio che si può solo ed esclusivamente trovare all'interno della nuova arma, la N94. Ma di che cosa stiamo parlando? Allora, l'ultima ottica disponibile per la M94, ovvero il mirino termico POS M3. Sofisticata visione notturna di terza generazione 3.25, la maggiorazione dell'ottica, interfaccia a scansione termica, migliora il rilevamento delle minacce, ovviamente incompatibile con il visore notturno. Ma che cos'ha di particolare questa ottica? La faccio vedere subito. Qua, ragazzuoli, come potete vedere, all'interno è un blu, che in realtà, raga, è più violaceo. Adesso si vede blu perché io ho il filtro tritanopia per il daltonismo, solo per una questione di colori. Comunque è violaceo. Cos'ha di particolare? Faccio vedere subito che si può vedere all'interno
del fumo. Adesso devo beccare un nemico, così ve lo faccio vedere. Lì, cos'è? Cos'è quella macchia rosa lì? Ecco qua, ragazzi. Ecco come si vede all'interno del fumo. Si vede veramente da Dio. Devo dire che è un'ottima alternativa per quanto riguarda chi utilizza le ottiche termiche. Ovviamente è una novità, una news, quindi ci sta, è particolare, dai, non è male rispetto al mirino classico bianco con le varie tonalità di grigio, barra bianco, barra nero. Questa è un'ottima alternativa, proprio perché è a scansione termica, quindi vedrete direttamente il calore. Ragazzuoli, adesso parleremo invece della stanza segreta all'interno dello stadio. Come ben sapete, adesso si può trovare un progetto leggendario riferito al CR56 AMAX, raccogliendo delle tessere specifiche. E difatti attualmente si possono trovare tre tessere che apriranno tre stanze diverse, per poi arrivare all'ultima stanza con all'interno il progetto. La prima tessera che potete trovare è al di sotto del parcheggio sotterraneo dello stadio, che è la P216. Sempre al di sotto del parcheggio troverete l'annessa stanza per entrare. La seconda chiave, ragazzi, è la CL16, che praticamente si trova più o meno pingato all'interno dello stadio, piano primo, di fianco al bar, che affaccia direttamente al campo. Raccogliendo la tessera potete appunto aprire la seconda stanza. La terza card, la EL21, si trova all'ultimo piano, al secondo piano, dove c'è il ping arancione. Nel momento in cui trovate invece questa tessera, aprite l'ultima porta, che poi, dopo aver decifrato i codici, vi permetterà appunto di aprire l'ultima stanza, che è quella che contiene il progetto, attraverso il codice. Perché difatti, ragazzuoli, all'interno di ogni stanza, appunto le tre stanze che abbiamo appena citato, ci sarà un computer con all'interno 8 numeri misto a delle figure. Inutile dirvi, ragazzuoli, che dovrete armarvi di carta e penna, proprio perché poi bisogna mettere, fate finta, come vedete lo schema alle mie spalle, uno di sotto all'altro, in modo tale da decodificare tutti e tre i codici, perché vi daranno dei numeri, ogni volta saranno sempre diversi, vi daranno dei numeri misti a dei, appunto, dei simboli, che poi verranno automaticamente a svelarsi nel momento in cui avete tutte e tre la serie di codici. E dopodiché, ragazzuoli, come vedete alle mie spalle, troverete questo progetto veramente bello del CR56 AMAX, ovviamente leggendario, solo ed esclusivamente raccogliendo l'arma all'interno della stanza, proprio come c'era stato all'interno del bunker 11 con l'MP7. Ovviamente, ragazzuoli, fatemi sapere qua sotto nei commenti se qualcuno di voi è già riuscito a decifrare il codice ed entrare all'interno della stanza. Scrivetemelo qua sotto nei commenti. Noi, ragazzuoli, come al solito, ci vediamo alla prossima. Bello.